Un cordiale saluto ai telespettatori di Sei in Abruzzo. Questa settimana caratterizzata da notizie che investono più fronti, sia quello giudiziario, sia quello anche della politica per quel che riguarda le vicende aquilane sul terremoto che abbiamo approfondito tantissimo durante questi giorni. Focalizziamo l'attenzione su un tema che è fondamentale, che sarebbe di prima pagina se non ci fossero tutte queste vicende che proiettano l'Abruzzo anche sulle pagine e sui titoli dei notiziari anche nazionali, e sarebbe di estrema attualità in circostanze normali. Parliamo degli effetti della manovra, in particolare dell'ultima manovra economica che c'è stata, sul sistema del trasporto pubblico regionale, perché si tratta di effetti che stanno per trasformare profondamente la situazione del trasporto in Abruzzo come nelle altre regioni, ma che forniscono anche l'occasione, l'opportunità per giungere ad una riforma, ad una razionalizzazione, la rendono insomma indispensabile, non più urgente come era da sempre, attraverso appunto il varo di un nuovo piano regionale dei trasporti. Ci sono anche altre questioni specifiche che riguardano situazioni riguardanti la mobilità in singoli frangenti. Parleremo anche della situazione dei filobus sulla strada Parco, parleremo della situazione della Saga. Di tutto questo parleremo con un interlocutore che diciamo è in grado di rispondere a queste vicende, che è stato protagonista anche di una serie di incontri su scala nazionale in questa settimana, l'assessore regionale dei trasporti Gian Donato Morra. Buon pomeriggio Morra, salve. Benvenuto negli studi di TV6, e altri interlocutori che un po' ci aiuteranno a completare il quadro di una situazione appunto da illustrare ai nostri telespettatori in maniera, credo, abbastanza franca e chiara, così come sta avvenendo negli incontri, che nei tavoli anche regionali che sono stati aperti appunto sta avvenendo in questi giorni. Luigi Scaccialepore, buon pomeriggio, segretario regionale della FILT CGL Trasporti, il direttore dell'ARPA, la principale, la più grande per dimensioni azienda di trasporto pubblico presente in Abruzzo, Michele Valentini, buon pomeriggio dottor Valentini. A questa trasmissione avrebbero potuto partecipare anche i rappresentanti di ARPA e GTM, i quali però sono impegnati di Sangritana. Mi scusi, di GTM e Sangritana, i quali sono impegnati in questi giorni a Berlino in un expo molto importante, per cui avremo occasione nelle prossime occasioni appunto di sentire anche i vertici delle altre aziende di trasporto pubblico regionale. Con l'assessore Morra vorrei intanto fare il punto della situazione. Noi abbiamo lasciato, prima che ci occupassimo di tutt'altro a livello mediatico, una situazione di grande preoccupazione all'indomani della manovra. Quando si parlava di tagli alle regioni, si parlava in maniera generalizzata, allora l'opinione pubblica diceva vabbè, si risparmiano soldi, le regioni tireranno un po' la cinghia da una parte o dall'altra. Invece la situazione era, e voi lo sapevate come tutti, molto molto complessa, soprattutto per quel che riguarda il trasporto, che è una cosa che incide sulla vita delle persone in maniera diretta, per cui senza sconti c'è un'analisi finanziaria molto preoccupante della situazione, non soltanto a livello nazionale ma anche a questo punto, ora che questi tagli si coniugheranno con i problemi su scala locale. In Abruzzo la cifra è giusta? 54 milioni di euro di tagli? Questa era è la previsione originaria della manovra. Ad oggi è tutto ancora una partita aperta, anche se c'è un'interlocuzione fra Stato e Regioni. Proprio ieri, proprio in tal senso, quindi posso riferire direttamente dal tavolo romano, la situazione è questa. Noi abbiamo avuto ieri una riunione tutti gli assessori dei trasporti e abbiamo deliberato che i termini della manovra non sono sopportabili da nessuna regione. Cioè questa manovra, che è necessaria perché la fase congiunturale del paese è quella che è necessaria. Però le voci di cui questa manovra, e nello specifico le indicazioni originarie nei confronti dei trasporti, noi le riteniamo insostenibili. Non parlo
solo per me, parlo per tutti gli assessori ai trasporti, quindi anche assessori di diverso seme politico, le riteniamo insostenibili in questa fase per tutte le regioni italiane. Abbiamo deciso di chiedere un incontro al ministro Matteoli unitamente al ministro Tremonti, perché le due cose sono collegate, è inutile perdere forse più tempo. Importante incontrare Matteoli Tremonti che Matteoli. Però Matteoli è il ministro di riferimento che chiederemo di incontrare unitamente al ministro Tremonti e chiederemo anche la presenza di tutti i presidenti della regione per rafforzare questa nostra interlocuzione, che è naturalmente negativa, perché ripeto, tutti gli assessori di trasporti ritengono che questa manovra, così come erano indicate le voci, sia eccessiva, cioè che il sistema trasportistico, non esclusivamente Regione Abruzzo, ma della nazione Italia, non possa sopportare in questo momento e con questa definizione numerica una manovra del genere, perché andrebbe a intaccare un servizio che è sociale, un servizio pubblico, e quindi creerebbe ulteriori difficoltà. Il prossimo incontro è fissato per il 5 ottobre, si spera che vi siano interlocutori appunto del Ministero dell'Economia a questa vostra richiesta? Sì. L'invito già la settimana prossima. In questo momento diciamo, la regione capofila, che è la regione Campania, sta preparando la nota, poi ce la manda, ma è condivisa su tutti i punti, gli elementi essenziali, e stiamo chiedendo questo incontro. Probabilmente ci sarà un incontro la mattina fra tutti gli assessori di trasporti e i rappresentanti degli enti locali per iniziare, e poi ci sarà questo incontro con Tremonti ed altro. Piccolo inciso, poi mi piacerebbe pure ascoltare la visione sindacale e tecnica qui presenti. Noi in Abruzzo, ma non lo dico per vanagloria, ma solo per informativa per chi ci ascolta, siamo l'unica regione che abbiamo fatto un tavolo permanente di trasporti, di crisi dei trasporti, con delibera regionale aperto a tutti i portatori di interesse. Per ora siamo 31 sigle, ma se abbiamo scordato qualcuno, noi siamo sempre più favorevoli a integrare che non ad escludere. Quello dicevo all'inizio, è una consapevolezza diffusa. Ed è un tavolo che credo possa portare col contributo di tutti, anche a trovare già delle soluzioni prima che questa interlocuzione arrivi, perché io credo che ogni sistema regionale, e noi lo stiamo facendo tutti, e ringrazio, ripeto, tutti gli elementi di cui fa parte questo tavolo, poi lo diremo meglio, perché noi comunque dobbiamo operare sin da ora tutte quelle ottimizzazioni, razionalizzazioni che ci è consentito dalla logica, ma anche dall'effettivo sistema abruzzese. E in questa maniera sicuramente saremo più pronti. Certo, il lavoro è duro, ma non è un'interlocuzione chiusa. Ripeto, la posizione della Regione Abruzzo è di contrarietà a questa indicazione della manovra di governo. Ecco, però Assessore, questa manovra è già legge, è stata approvata a luglio. Operativamente, quali sarebbero, e soprattutto come si può superare questo taglio dal punto di l'indicazione vista... L'indicazione che è stata fatta del legislativo, del nostro, diciamo, se c'è la volontà politica, della nostra ovviamente. Nazionale di tutti gli assessori di trasporti, intravede nella finanziaria 2011 un sistema di porre argine a questa cosa. La manovra c'è, poi non è detta che siano quelle le voci, perché in questo momento ufficialmente viene lasciato all'interlocuzione interna alla regione decidere poi su per capirci, voi avete una pistola puntata alla tempia, ma dovete sparare prima o poi. Quando è che come si comincerà a sparare? No, secondo me, se ho la pistola puntata alla tempia, la devo evitare la pistolettata. Lo io. So, è quello che sto facendo. Lo so, ma quando potrebbe avvenire comunque il momento. Allora, ora la manovra bisogna prenderle queste. I tagli sono questi, e in questa fase, però ripeto, non è concluso ancora tutto l'iter. Sì. E in questa fase dice: lasciamo alle regioni anche di decidere internamente su quali settori andare a inerire, ed è normale che noi, non io soltanto, ma tutti i componenti del tavolo, se questa ipotesi venga verificata, ripeto, noi stiamo parlando di una manovra che individua delle somme, però ancora la distribuzione di queste non è ancora acclarata, perché siamo ancora in fase interlocutoria. Noi è chiaro che anche se
se così fosse, non sarebbe possibile vedermi assessore dei trasporti e pensare che quei 54 milioni anche la regione Abruzzo decida di mantenerli là, perché a questo punto, non me ne vogliono gli altri colleghi, chiederei una disamina generale di tutte le problematiche dell'Abruzzo, andando a parcellizzare i sacrifici, che credo che sia questo. Ma noi stiamo in questo momento, ci riusciremo, non ci riusciremo, siamo in una fase di contrapposizione, lo dobbiamo dire, perché siamo enti locali diversi, c'è lo Stato, c'è la Regione e poi, voglio dire, l'abbiamo già fatto in questo tavolo romano, ma lo si farà poi con le associazioni sindacali nazionali. Noi dobbiamo, questa è una fase di interlocuzione, noi dobbiamo pensare comunque a difendere l'utente finale, che è quello del trasporto, ma non dimentichiamo, in Abruzzo, e non è campagna elettorale per fortuna, ma sia i presenti che lo sanno, noi dobbiamo cercare di salvare anche l'ultimo posto di lavoro, anche quello part-time di ultima data, perché noi dobbiamo salvare il sistema abruzzese. Il quadro generale del confronto è chiaro, mi pare di capire, e credo, Scaccialepre, per restare alla dimensione nazionale, che anche i sindacati nazionali del settore trasporti, credo anche in maniera unitaria, siano vicini alla Regione nei confronti delle preoccupazioni sugli effetti della manovra. Che tipo di iniziativa avete messo in campo e come intervenite in merito a questo scontro istituzionale che si è determinato per il futuro del trasporto? Intanto il nostro giudizio sulla manovra è stato chiaro, è stato netto. Nella fase di discussione, durante l'approvazione e dopo la definizione di questa manovra. È una manovra che nelle cifre contiene metà, 13 miliardi di euro di risorse in meno che vanno a regioni ed enti locali, 13 miliardi in meno. Dei 13 miliardi in meno, 3 miliardi e mezzo sono quelli poi destinati ai trasporti. Ora, voglio dirlo con i numeri, perché poi dire 54 milioni, se non si dice qual è il riferimento, può diventare complicato per chi non addetto ai lavori. Ma questa regione oggi dedica al trasporto su gomma e al trasporto su ferro in ambito regionale 146 milioni di euro. Dal primo di gennaio, se non ci saranno interventi, io mi auguro che metà, ci siano, esattamente diventeranno 92, diventeranno 92 nel 2010, diventeranno poco più di 80, 92 nel 2011, poco più di 80 nel 2012. Ora, insomma, credo che per nessuna regione, neanche per la nostra, è possibile con questi numeri, con queste cifre, con queste risorse, garantire per il prossimo anno un sistema di trasporti funzionante ed efficace, insomma, quello che serve ai cittadini. Per restare ai numeri, insomma, capirci anche per le cose che potrebbero succedere a breve, anche se avremmo degli interventi da parte di Tremonti e quindi del governo, ma anche immaginando una riduzione del 20% dei servizi, questo si traduce comunque, ad esempio per ARPA, l'azienda regionale, ma poi accaduta su tutte le altre in percentuale, si traduce in 9-10 milioni di euro in meno l'anno, strutturale. Significa anche più di 5 milioni di chilometri di servizio in meno, solo in un'azienda. E quindi io credo che questo sia insopportabile per i cittadini, e lo è, e questo è anche il nostro punto di vista, anche perché li rappresentiamo, è preoccupante per i lavoratori dei trasporti, perché insomma, a me fa piacere, l'assessore Morre lo ripete a tutte le riunioni, gliene do atto, insomma, di voler provare a salvare anche l'ultimo posto di lavoro. E lo ringrazio per questo. E poi però arrivano le difficoltà. Come facciamo? Perché oggi quei 54 milioni rappresentano il 37% in meno di risorse. E quindi è chiaro che noi dobbiamo provare a razionalizzare in ogni azienda, a trovare le sacche improduttive, ma credo che questo non sia sufficiente se non lo immaginiamo dentro una riorganizzazione complessiva del trasporto. E di questo parleremo, perché dietro i numeri ci sono, come ci ha ricordato Scaccialepre, come diceva anche l'assessore, gli uomini, i posti di lavoro, le famiglie,
E dietro quelle fredde cifre che riguardano per esempio ARPA, che chiedo al direttore Valentini di confermarci, c'è anche la valenza sociale del trasporto pubblico locale, specie in una regione come l'Abruzzo, specie in una regione che ha subito quella ferita profonda del terremoto. E il fatto che vada l'autobus dell'ARPA in un piccolo paese anche per trasportare improduttivamente, per quella che è anche una SPA, purtroppo, due o tre persone che però hanno bisogno per andare al distretto sanitario, hanno bisogno per andare a scuola, hanno bisogno per andare a fare la spesa di quell'autobus, comincia a essere una situazione abbastanza incisiva sulla vita delle persone, forse anche sulla qualità della vita in questa regione, per cui vi trovate di fronte a scelte che potrebbero essere davvero molto dolorose. Quelli che vivono lungo la costa non si rendono forse effettivamente conto di quello che è la funzione sociale del trasporto pubblico. Io che sono stato per 3 anni e mezzo responsabile della sede dell'Aquila, mi sono reso conto di certe realtà dove effettivamente l'autobus, il mezzo pubblico, è l'unico contatto che uno ha con diverse strutture sociosanitarie della zona. Basti considerare il nostro servizio, se possiamo definirlo così, scolastico per i pendolari, dove noi 150 scuole circa di tutto il territorio regionale serviamo sia all'andata che al ritorno, eccetera, eccetera. Noi è chiaro che questa manovra dipende dall'entità, dai numeri, come ha detto Scaccialepre, come ha detto l'assessore, eccetera. Se i numeri sono dell'entità che ha detto l'assessore, è chiaro che là poi tecnicamente non è che si può fare molto. Se i numeri invece sono limitati o quantomeno diciamo diluiti nel tempo in un certo modo, noi qualche cosa tecnicamente possiamo fare. Il nostro confronto poi tecnicamente non è solo a livello regionale. Noi ci confrontiamo quasi settimanalmente con le altre con l'associazione datoriale e quindi con le altre società di trasporto pubblico che hanno le stesse specificità nostre. Ecco, per esempio oggi il presidente Cirulli credo che sia a Roma infatti volevo dire che il presidente oggi purtroppo non è presente perché è ad Astra, che è la nostra associazione nazionale datoriale, proprio per dibattere di queste tematiche. Tra l'altro il nostro presidente Panettoni è stato presente a Ballarò proprio martedì per discutere proprio di queste problematiche. Naturalmente tutti quanti concordiamo sul fatto che fino a quando la manovra è dell'ordine del 3-4%, ha un impatto dell'ordine del 3-4%, 5%, 8% a seconda delle varie realtà, noi potremmo tecnicamente operare senza avere un impatto sul sociale rilevante. Se poi cominciamo ad andare sull'ordine del 10%, come ha detto Scaccialepre, noi chiaramente dovremmo attuare sicuramente delle soluzioni diverse, quindi l'impatto non può essere diciamo a costo zero per il sociale, e per sociale intendo posti di lavoro e intendo soddisfare le esigenze di mobilità. Considerando anche che noi eravamo un'azienda che avevamo innestato un volano, forse l'unica azienda che in Abruzzo nell'ultimo anno ha assunto 40 persone, l'unica azienda che sta preparando un piano investimento con fondi propri di circa 58 autobus, quindi eravamo orientati verso un miglioramento reale del servizio, un miglioramento qualitativo del servizio, anche nell'ottica delle nuove esigenze che si creano a seguito del terremoto. E di questo dobbiamo dare atto alla Regione Abruzzo e all'assessorato, che in questo periodo diciamo ci è stato molto vicino a noi, nel senso che noi siamo riusciti a fare il servizio anche con il sacrificio dei nostri autisti, del nostro personale che si è adoperato rinunciando a ferie, rinunciando a tutta una serie di situazioni che normalmente avvengono, proprio per soddisfare a queste esigenze di mobilità. Basti pensare a tutti i servizi che abbiamo effettuato dalla costa verso l'Aquila, proprio per sopperire a quelle che erano le difficoltà, certo, del momento. E in questo, ti ripeto, la Regione ci è stata molto vicina. Questo è quanto si dice a proposito, quanto c'è dietro il tema della sostenibilità sociale, appunto, di questi tagli. Perché se noi diciamo si danno meno soldi, le cifre crude di per sé non hanno grande senso se poi non diventano incisive nella vita delle persone. Per cui, Assessore, lei si fa garante
del fatto che dovendo scegliere, quando comunque sarete costretti a scegliere tra il salvare l'autobus per il paese per il quale questo autobus è l'unico collegamento con il mondo, si può dire, magari un taglio di una corsa in più o in meno su una zona più popolata, per criteri appunto magari anche antieconomici ma di grande impatto sociale, insomma, sarà quella l'opzione che avrete davanti come prioritaria. Guardi, in questo tavolo che abbiamo fatto è venuta proprio là, ho esplicitato anche prima del tempo qual era la mia posizione, credo che i due interlocutori lo ricordino, proprio quando si parlava ad esempio di bacini, di individuazione dei bacini, perché voi dovete sapere un'altra cosa, che oltre alla manovra, se non cambia nulla e nella finanziaria non viene inserito un rinvio, noi dal 1 gennaio finisce il regime concessorio del TPL, del trasporto pubblico locale, e si dovrà mettere a gara tutto quello che è il sistema dell'extraurbano e dell'urbano. Quindi immaginate che cosa significa per i trasporti questi nostri 3 mesi. Però avevamo, proprio parlando di bacini, io avevo chiarito la mia posizione, che comunque non devono essere bacini omogenei, come magari qualcuno preferirebbe. Bacino omogeneo significa la costa e la montagna. Quando saranno fatti o il bacino unico, questo che stiamo discutendo insieme, o i 4 bacini provinciali, noi stiamo studiando in questo momento, e la prossima riunione nostra, mentre quella nazionale è il 5 ottobre, la riunione del tavolo permanente è il 1 ottobre, dove ci sarà anche delle presentazioni di documenti da parte della task force che abbiamo costituito unitamente, composta da dirigenti regionali gratuitamente, che svolgono gratuitamente questo ulteriore compito. Proprio quello, non si può pensare al trasporto che riguardi, da un punto di vista ragionieristico, guadagni e perdite. Il trasporto è un servizio sociale. Come la sanità. E noi dobbiamo, come la sanità. Come la sanità. È diverso. Poi si starà, forse, lei conosce benissimo queste problematiche. Solo che in sanità, mi scusi, ci sono, sì, i livelli essenziali di assistenza. Sì, sì. Nei trasporti sarà proprio questo. Ad oggi siamo più che ai livelli. Devo dirlo una cosa, appunto, che va, credo sia il vanto, ma non dell'assessorato, ma di quelli che sono i dipendenti delle varie aziende, e principalmente, lo dobbiamo dire, noi abbiamo fatto tanto per il terremoto, noi abbiamo tante carenze, abbiamo dei coni d'ombra, c'è bisogno di fare quella riforma indipendentemente dalla manovra, i problemi ci sono annosi, quasi atavici, per queste cose sappiamo, però il terremoto, i trasporti l'hanno retto benissimo, lo dicono anche, certo. C'è stato, ricordate, quel grande conflitto fra l'università, diciamo dibattito, fra l'università dell'Aquila e la regione Abruzzo, però non ha riguardato i trasporti, perché forse è meglio dirlo anche ai telespettatori, per quello che riguarda l'Università dell'Aquila non è stato un servizio effettuato dal trasporto pubblico locale, ma si è creato un servizio a noleggio per linee dedicate proprio agli studenti, che erano individuate dalla Università dell'Aquila e poi effettuate dall'organo commissariale, che è il commissario Chiodi, ma tutti sanno che il lavoro tecnico l'ha fatto l'assessorato ai trasporti in collegamento stretto con le aziende, ma anche con la fase di concertazione, perché di queste linee, del modo di organizzarle, non abbiamo deciso a livello unilaterale, ma c'è stato anche un confronto con tutte le forze sindacali. Beh, di questo qua va ringraziato il mondo dei trasporti, poi insomma questo noleggio per gli studenti dell'Aquila l'abbiamo effettuato quasi esclusivamente con l'ARPA, più qualche piccolo privato che in alcune zone, o perché magari non vi era la possibilità, ha effettuato questa cosa. Quindi l'attenzione c'è, ma dobbiamo ricordarlo ai telespettatori. L'Abruzzo è una regione morfologicamente stranissima, particolarissima. Noi abbiamo 500.000 persone che abitano a qualche chilometro da qua nell'area metropolitana, ma questa non è la regione solo di Pescara, Montesilvano e Chieti, questa è una regione di Schiavi d'Abruzzo, di Carsoli, di Fano Adriano, di Crognaleto, cioè stiamo parlando di piccoli comuni, ci sono comuni che hanno 200 abitanti, è chiaro che noi li lasciamo abbandonati, ogni tanto gli mandiamo forse un telegramma. Forse si può rendere più efficiente il servizio attraverso meccanismi a chiamata, attraverso razionalizzazione di altre cose. Ma lì i livelli essenziali di assistenza devono rimanere. Ma noi abbiamo detto questa una cosa, la dico e poi non tolgo altro tempo. Sapete che adesso con la riforma Gelmini stanno cambiando il mondo della scuola, gli orari. Noi abbiamo chiesto, prima che si verificasse qualche disservizio,
che poi dobbiamo capirci, ad ognuno le sue responsabilità, ma ad ognuno i suoi doveri. Noi abbiamo chiesto prima a tutti gli operatori della scuola, mandateci i nuovi orari, perché se nessuno li sa, come si possono adeguare gli orari dei pullman se uno non conosce a cosa lo deve adeguare? Poi è normale, se avremo dei problemi e comunque il mondo cambia, non è i trasporti che si devono adeguare, ma è il sistema abruzzese che deve discutere nella sua interezza mondo dei trasporti, mondo della scuola, mondo del lavoro, che inteso fabbriche e uffici, perché è chiaro che il nuovo mondo in cui andiamo incontro, che noi dovremmo rendere il migliore possibile, ma qualche preoccupazione ce l'abbiamo tutti. Non può essere che gli uffici pubblici 8:30, questi alle 9:15, questi alle 10:20. Va uniformato un sistema, i problemi li si affronta globalmente. E quindi anche quando si parla delle problematiche settoriali, ormai non esistono problematiche settoriali a mio parere, ci vogliono problematiche organiche, perché tutto è collegato a qualcos'altro. Entriamo nel dettaglio di alcune anche situazioni specifiche con Scaccialepre. Per esempio, il rapporto con ARPA, GTM e Sangritana, diciamo che è sostanzialmente gestibile da parte della regione. C'è anche un altro grande operatore che è presente su questo territorio, che è Trenitalia, sul fronte del trasporto pubblico locale, col quale insomma c'è un rapporto un po' più diverso, meno diretto da parte di gestione da parte della regione Abruzzo. Anche qui, insomma, negli ultimi giorni abbiamo letto notizie di soppressioni di corse di treni nell'interno dell'Abruzzo. C'è un problema generale che da anni credo vada affrontato, che è quello del mancato rispetto del contratto di servizio con Trenitalia per quel che riguarda gli orari, le puntualità, insomma tutta una serie di penali che la regione non ha mai riscosso. Su questo fronte, a suo avviso, si può fare, ragionando insieme anche al sindacato, nella logica della concertazione, un'interlocuzione forte con questo gestore del trasporto pubblico locale, anche se anche qui sulle ferrovie siamo alla vigilia di una privatizzazione, diciamo, comunque di una liberalizzazione del mercato? Ma a mio avviso, intanto, la definizione del contratto di servizio tra la Regione e Trenitalia, valevole 6 anni più 6, era una garanzia, o è ancora una garanzia, per i livelli di servizio, per gli orari, la qualità dei treni. E quindi era un punto di partenza dal quale assumere livelli minimo, appunto, di servizio e di qualità. Ora però anche quel contratto di servizio, che non è stato sottoscritto fortunatamente dagli abruzzesi, lo chiariamo dopo. O sfortunatamente, ma anche quel contratto di servizio, se vengono meno le risorse per i trasporti, rischia di non poter essere onorato. E io credo che quello che sta succedendo in questi giorni, le 12 corse di treni soppresse sul Mona L'Aquila e sulla Cassino Avezzano, siano i primi segnali, perché io non sono convinto che ai treni mancano le sale o le ruote. Io sono convinto che questo non è la causa principale, anche perché arriviamo dopo il fermo di quelle linee per il periodo estivo, sono state sostituite dagli autobus. Io credo che sia un problema di risorse. E allora, e poi, per le cose che diceva lei, queste corse, la mancanza di queste corse vanno a incidere in quelle zone più deboli. La Valle Peligna, le zone interne, sono quelle che poi, per scelte aziendali, anche condivisibili dal punto di vista aziendale, cioè un'azienda toglie dove ha meno viaggiatori, dove fa meno profitto. Allora io credo che il punto vero è questo, e se la politica dei trasporti e quindi anche la qualità, io faccio l'esempio delle stazioni ferroviarie, non ci sono più i bagni, in alcune sono state murati, non ci sono più le biglietterie, in stazioni importanti, non ci sono le sale d'attesa, sono state trasformate... È impossibile quasi fare il biglietto, se non si ha internet. È diventato complicato. Perché l'impresa dice, per me è un costo e io lo chiudo. Allora, quello che questa regione, ma come altre regioni, deve decidere è se la politica dei trasporti la fanno le imprese o la fa la politica. Questo è il punto. Per fare questo c'è bisogno di una pianificazione, di una programmazione, c'è bisogno di un piano regionale dei trasporti che definisca livelli di servizio, intermodalità, risorse destinate.
E questo strumento purtroppo, ahimè, e qui stiamo andando al punto cruciale della trasmissione, che attraverso i treni, lei dice, ma che c'entra Valentini con i treni? C'entra tantissimo, perché è uno dei temi del piano regionale integrato dei trasporti, proprio quello dell'integrazione. Pensiamo al fatto che, per esempio, una osservazione banale, ma che riguarda anche la vita dell'ARPA, si arriva ad una stazione ferroviaria, si aspetta la coincidenza dell'autobus. Ora, l'autobus generalmente non è come il treno, che non può partire in anticipo, se non trova traffico passa prima dell'orario. Ecco, questi sono i temi che possono veramente far fare un salto di qualità anche alla razionale utilizzo degli autobus, tenendoli pieni, facendo coincidere gli orari con quelli di maggiore afflusso dei pendolari rispetto alle stazioni. Questo è uno dei temi, oltre all'integrazione tariffaria, ma proprio l'integrazione degli orari. Questo è uno dei temi che noi diciamo che affrontiamo giornalmente, però se non c'è un piano organico dei trasporti che definisca orari, che definisca anche, lei ha detto l'integrazione tariffaria, no, invece per me è importantissima anche l'integrazione tariffaria. Perché il fatto di avere titoli di viaggio diversi per la stessa tratta comunque crea problemi poi di intermodalità, crea problemi di interscambio, crea problemi anche di flussi da gestire in un certo modo. E crea problemi anche della regione che magari paga il doppio la stessa cosa. No, questo sicuramente sì. Però voglio dire, in un piano di trasporto sicuramente non è che si può fare a meno della ferrovia, perché è chiaro che è un sistema di trasporto che gestisce flussi anche più alti del mezzo di trasporto pubblico su gomma e che comunque può gestire anche velocità più elevate, quindi potremmo definire l'alta velocità, flussi di alta velocità. Naturalmente poi non si può prescindere da quella che può essere la bassa velocità, perché se il nostro è un servizio sociale, su una tratta noi dobbiamo definire, benissimo, in questa tratta è preferibile il ferro fa quella tratta a quegli orari, non creiamo duplicazioni, esatto. Però comunque poi dovremmo assicurare il servizio anche nelle zone dove non è servito dal punto di vista logistico dal ferro, perché immaginiamo una tratta Montesilvano-Giulianova. Benissimo, Montesilvano-Giulianova, le ferrovie può gestire 5 punti di fermata. Noi ne gestiamo da Pescara a Giulianova circa 30, se non di più. Quindi vuol dire che noi facciamo un servizio di... Che cosa vuol dire? Se noi togliamo gli autobus e lasciamo solo il ferro, vuol dire che inflazioniamo una zona, quindi una viabilità già fortemente inflazionata. Addirittura noi abbiamo messo gli snodati su questo percorso proprio per non inflazionare ulteriormente, per cui noi con un unico servizio, con un unico mezzo, quindi con un unico impatto ambientale, quindi col singolo autobus, riusciamo a trasportare il numero di persone che... Quasi coincidenti a quelle di un minuetto, insomma. No, in altre condizioni noi dovremmo servire con due autobus, quindi personale unico, quindi con forti risparmi dal punto di vista del trasporto stesso e soprattutto basso impatto anche su una zona, ripeto, come quella costiera fortemente congestionata dal traffico. Ecco, assessore, facevo questo esempio proprio per dire che a volte è possibile anche risparmiare non pagando la regione, cioè voi, cioè noi, due volte lo stesso servizio per cose. Ecco, a questo dovrebbe servire. Io devo, il piano. Devo intervenire sul problema ferrovie. E credo che la notizia, lo stato dell'arte siete voi i primi a registrarlo, che di questa cosa di cui parlo adesso non è ancora abbiamo dato notizia. Allora, in questo momento nella zona di Sulmona, Avezzano, Roma, perché c'è anche quel tratto, c'è quello che è stato detto soppressioni. Queste non sono soppressioni, sono almeno a detta di Trenitalia regionale dei lavori vengono effettuati delle sostituzioni con i pullman per una fase lavorativa, non sono soppressioni. Noi come Regione Abruzzo siamo contrari a questa decisione che ha preso Trenitalia e con nota scritta della Direzione Trasporti abbiamo detto che non comprendiamo i motivi di questa scelta, perché se ci sono dei lavori di manutenzione da effettuare, questa decisione la potevamo prendere insieme, non leggerla, comunicarla anche agli utenti, né leggerla prima dei giornali e poi con una nota asettica, e lo dico a Trenitalia, asfittica, perché noi non stiamo scherzando in Regione Abruzzo nei rapporti con chi che sia. Quindi noi riteniamo che questa
per ora io la chiamo sospensione, e tale di lavoro non può essere soppressione, no, noi non la riteniamo accettabile nei modi in cui è stata perpetrata, perché se ci sono dei lavori da effettuare nulla toglie che si incontri nel nostro tavolo, dove fa parte anche Trenitalia, che si è guardata bene di informarci nel tavolo scorso di queste problematiche. Mi prendo la responsabilità di quello che dico. Nel tavolo scorso, che è un tavolo qualificatissimo dei trasporti, ci sono tutti, sindacati, comuni, le cose, tutte le aziende private e pubbliche e anche le associazioni di consumatori, oltre che la regione nella mia persona e con i miei dipendenti. Quindi non è stato fatto alcun cenno. Io non accetto più questi atteggiamenti. Noi vogliamo sapere prima quali sono i lavori, il cronoprogramma, e poi nell'ambito, se loro vanno avanti, ma noi dobbiamo dire la nostra. In questo caso noi siamo in una fase di interlocuzione, ancora oggi sono state mandate da noi delle note e delle risposte da parte di Trenitalia, io domani scrivo all'amministratore delegato, e comunque vi devo anche informare di un'altra situazione, perché anche per farci le domande pertinenti, ma ancora di più pertinenti, vi dobbiamo dire lo stato dell'arte. Ci sono due regioni in Italia che non hanno firmato il contratto di servizio con Trenitalia. Siamo noi e la regione Sardegna, che poi abbiamo gli stessi, più o meno delle regioni simili, ma non siamo circondati dal mare, ma orograficamente le stesse cose. Non è che non abbiamo, anche noi comprendiamo l'importanza di un contratto che dà certezze, perché poi quel contratto che abbiamo siglato, l'ha siglato il presidente Chiodi, però nell'imminenza della manovra, io non mi sono sentito, perché tocca a me firmarlo, di firmarlo ancora, perché se io non so quali sono i contributi che io ricevo dallo Stato, non posso impegnarmi nel confronto, quello è un contratto, che lo faccia la Regione o con le ferrovie, o lo facciano due soggetti privati, rimane un contratto sinagrammatico. Allora io devo prendere un impegno, come mi prendo un impegno se magari quei soldi mi mancano? Allora stiamo vedendo in questi giorni di definire con Trenitalia una fase tecnica di contratto che ci porti a dire questi sono i termini, fatta salva che con la manovra viene meno, è una clausola di salvaguardia nei confronti della Regione Abruzzo. Ma è vero che la Regione Abruzzo è una delle poche che, soprattutto prima di lei ovviamente, storicamente non si fa pagare le penali da Trenitalia per i disservizi, per i ritardi, per gli orari? Guardi, in passato io questo rispetto non lo so, ai contratti vigenti, con i vecchi contratti erano dei contratti che erano confermati negli anni, il vero contratto. Questo è un punto su cui i consumatori insistono nel molto. Nel nostro contratto, quello che abbiamo siglato e dovremo firmare, con le difficoltà del momento che ho spiegato neanche in maniera completa, ma si è intuito la difficoltà che stiamo vivendo, sono previste obblighi e doveri da parte di tutti, nostri, loro, rinnovo del parco notabile, e anche un'azione di monitoraggio su quello che è la qualità dei servizi di Trenitalia. È chiaro che dobbiamo firmare il contratto, perché se non gli firmo il contratto, che gli applico qualche penalità. E qui spendo anche una parola, io lo dico, c'è il problema delle biglietterie, poi in molti posti ci sono poi delle agenzie, le biglietterie elettroniche che di solito si sfasciano, si rompono, vengono rotte dai nostri amici. Sono bande specializzate. Purtroppo di rumeni, ormai sì, questo è un dato statistico, non me lo voglio. Ma ci sono anche, glielo dico da pendolare, assessore, ci sono anche sempre meno tabacchini che intendono vendere i biglietti di Trenitalia. Però il problema... Non si trovano facilmente, cioè è un fastidio il biglietto. Il problema rimane procurare il biglietto del treno. Nel contratto di servizio, perché noi dobbiamo parlare anche dei consumatori, non solo di noi addetti ai lavori, nel contratto di servizio si prevederà, lo dovremo firmare, perché noi in questo momento abbiamo mandato, noi non siamo in ritardo, noi abbiamo mandato la nostra idea, ipotesi scritta di contratto. Ci devono rispondere loro, noi abbiamo già inviato quello che per noi è il contratto, però se un viaggiatore, noi dobbiamo mettere anche in questo contratto, c'è la regola che se qualcuno sale perché non ha fatto il biglietto, se si rivolge prima al controllore e non dopo, gli deve pagare esclusivamente 5-3 euro, non si può pagare 50 euro una multa perché non ha preso l'aereo, ha preso un treno e spesso neanche consono alla qualità europea. Probabilmente dovrebbe prendere un altro aereo per trovare la biglietteria dove comprare il biglietto per il treno. Quindi, ci sono varie cose, però se molti, io lo dico con preoccupazione per i miei colleghi assessori di altre regioni, se la manovra comunque colpirà anche il settore ferroviario,
tutti i contratti firmati non potranno essere rispettati. Noi adesso giustamente dovremo andare a trovare una definitiva soluzione, però noi abbiamo mandato il contratto, che è quello che avevamo siglato, aggiungendogli una norma di salvaguardia. La Regione Abruzzo non risponde nel caso lo Stato non conferisca più altre cose, perché io mi obbligo per quello per cui mi posso obbligare. Ecco, per chiudere il discorso sulla rotaia, quindi in questo caso, nello scenario più negativo, l'integrazione quale sarebbe? L'ipotesi alternativa sarebbe potenziare Sangritana? Quello che pure, è presente sul trasporto, guarda, pubblico non locale. Vorrei rubare tempo, perché sì, no, veramente sul nostro tavolo gli interlocutori hanno la stessa cosa, non è che l'assessore deve parlare di più di qualcun altro. Però, come abbiamo già annunciato, avrete letto che noi stiamo cercando di emancipare il settore ferro in Sangritana. In questo momento, proprio in questo momento, sta passando uno dei 60 treni merci che in questo periodo, in un lasso di tempo di un mese e mezzo, porteranno le barbabietole dall'interporto di Iesi allo zuccherificio di Guglionesi. Ma in più, e questo lo dovevo dire anche in riferimento a RFI, che Sangritana ha ottenuto anche una commessa internazionale di 3 treni scaglionati nel tempo che portano ogni viaggio 1000 tonnellate di ferro alla Walter Tosto. Grazie a questa commessa Sangritana ha impedito, unitamente alla mia opera, a Trenitalia, RFI, di chiudere lo scalo merci di Chieti. Quindi questa vituperata Regione Abruzzo e questo sistema abruzzese, con tante cose da migliorare, qualcosa nelle more sta facendo. Noi dobbiamo emancipare le cose positive e dobbiamo eliminare anche ancora qualche malvezzo che ci può essere nella tradizione, perché noi dobbiamo, ripeto, ottimizzare. Mi piace chiudere i discorsi con gli slogan, il mio DNA comiziale non riesco a superarlo, però ripeto, sono d'accordo anche con tutti i sindacati, i tagli vanno fatti dall'alto e non dal basso. Verso il piano regionale integrato dei trasporti, finalmente, punto interrogativo, piano regionale integrato dei trasporti, abbiamo detto integrazione tariffaria, integrazione degli orari, integrazione delle aziende, rispetto a questo tema di cui della unica holding regionale per i trasporti. I sindacati che dicono? Sono favorevoli oppure dicono no, altrimenti perdiamo posti di lavoro se razionalizziamo anche, guardi, anche le strutture? Intanto i datori di lavoro? Banalizziamo. Mi permetta di dire che la definizione del piano regionale integrato dei trasporti è urgente. È urgente perché essa deve contenere, oltre alle cose che ha detto l'ingegnere Valentini, ma un'idea precisa sulle infrastrutture, su quali realizzare, su quali completare, sugli interventi da avere, sui livelli minimi, lei diceva della sanità, ma dei trasporti, i famosi servizi minimi, il piano triennale dei servizi, i bacini, gli ambiti da mettere a gara, quindi una serie di che noi dobbiamo per forza di cose definire, perché questo è un settore che se tu non pianifichi e non programmi, hai una situazione di questo tipo, con le risorse che vengono a mancare, è ingestibile. Quindi lavorare sul piano regionale dei trasporti, prevedere una riforma che passi attraverso l'azienda unica, e noi la sosteniamo da anni, perché però non è il solo elemento di criticità. Noi non abbiamo solo le aziende pubbliche ARPA, GTM e San Pietrano, abbiamo anche l'AMA dell'Aquila, abbiamo anche una serie di aziende partecipate da ARPA. Noi abbiamo due ordini di problemi: intervenire appunto sulle pubbliche, rendendolo una sola azienda, eliminando anche gli sprechi che ci sono, facendo sistema nei servizi. Noi ad esempio abbiamo una serie di attività complementari che oggi non sono in sinergia, le officine, gli uffici, gli acquisti, ma poi in una fase come questa, dove bisogna riorganizzare e tagliare, se si pone come obiettivo a medio termine, perché a lungo termine la riforma è quella quindi di avere una sola azienda a livello regionale o pochissime aziende strutturate, ma a breve medio termine, 6-8 mesi, se noi pensiamo di avere di almeno poter fare un'azienda unica tra 3 aziende regionali, noi possiamo pensare che oltre a recuperare i consigli di amministrazione, i direttori e quant'altro, che sono una goccia in mezzo al mare, ma che sono un segnale positivo per i lavoratori e per i cittadini, noi possiamo già
pensare a una riorganizzazione dei servizi. Sarà più semplice su quelle tratte che oggi si sovrappongono tagliare quei servizi. Quindi dobbiamo fare un ragionamento a quel tavolo tecnico. Noi abbiamo dato atto all'assessore di averlo convocato e di averlo anche formalizzato attraverso una delibera di giunta, sapendo che quel tavolo tecnico che noi chiedevamo da anni ha cambiato l'agenda. Non parliamo di più trasporto, di più mezzi, di nuove tecnologie, parliamo di in primis di come gestire questa fase di tagli. Noi a quel tavolo, come organizzazioni sindacali, penso tutte, e penso di poter parlare a nome di tutti, ci saremo convinti che possiamo dare un contributo e sapendo che il lavoro e i lavoratori dovranno fare la loro parte. Però siamo anche convinti, come diceva l'assessore, che i tagli devono cominciare dalla testa. Cioè non è accettabile che noi pensiamo di ridurre servizi e posti di lavoro e di mantenere alcune cose, insomma, che non ci azzeccano niente con il trasporto. Siamo capiti. Per quello che è il DNA aziendale di ARPA S.p.A., direttore Valentini, siete pronti a sostenere la sfida della holding unica dei trasporti abruzzesi? Che ne siate o meno, insomma, i capofila, perché voglio dire, guardando i numeri, guardando le dimensioni, si penserebbe ad un'ARPA un po' più potenziata, ma proprio come organizzazione vostra, pensate che questa integrazione poi abbia anche degli effetti positivi sia sull'azienda sia sull'intero sistema? Diciamo che noi già siamo abituati tecnicamente a gestire una struttura di questo tipo, perché noi già abbiamo una certa articolazione sul territorio, sia come nostre sedi, perché noi abbiamo 7 sedi aziendali distribuite sul territorio regionale, e in più abbiamo 2 società partecipate, la Cerella e la Paoli Bus, che naturalmente insistono sempre soprattutto sul territorio abruzzese. Quindi siamo abituati a gestire una tipologia di questo tipo, però noi non è che vogliamo interferire su quelli che poi sono i piani della regione oppure quelli che sono tecnicamente validi per raggiungere gli obiettivi. Quello che ci può dire lei da tecnico è se tecnicamente funzionerebbe. Beh, guardi, un'azienda unica può funzionare in parte, perché delle criticità ci sono, perché ci sono delle specificità. Ad esempio, faccio esempio con Sangritana: noi un'integrazione totale non la potremmo mai fare con Sangritana, perché c'è la questione ferro, che ha una specificità completamente diversa dalla gomma, ma non solo come specificità del trasporto, ma anche come specificità tecnica, come personale tecnico e quant'altro. Quindi mettere insieme nello stesso contenitore anche il ferro, io non lo so, io a livello personale, diciamo tecnico, per l'esperienza che ho delle perplessità. Certo, sulla gomma alcune cose potrebbero essere sicuramente fatte. E noi, ripeto, delle simulazioni le stiamo facendo giornalmente. Io mi confronto anche con gli altri direttori generali, anzi la regione ha sollecitato proprio questo coordinamento a noi per acquisire tutta una serie di parametri gestionali, proprio per metterli a confronto e per vedere quelli che sono poi, diciamo, a livello di confronto, quelli che sono poi i parametri, diciamo, ottimali per la regione o per eseguire una certa tipologia di trasporto. Certo, se noi ci dobbiamo confrontare con la gestione governativa, non è semplice il confronto con la GTM, perché noi abbiamo un trasporto promiscuo, quindi abbiamo un trasporto extraurbano con alcune specificità nell'Aquilano, con altre specificità nel Teramano, con altre specificità nel Pescarese, e quindi con costi diversi anche dovuti alle stagionalità. Abbiamo delle aree suburbane che comunque hanno altre specificità, mentre invece la GTM ha 95% trasporto urbano, quindi una specificità completamente diversa. Allora, tutte queste cose vanno analizzate, vanno confrontate, vanno ottimizzate sicuramente. Noi non abbiamo nessuna difficoltà a mettere sul tavolo i nostri dati, come facciamo giornalmente, ma anche col sindacato nel confronto, e da questo punto di vista devo dire che il sindacato ci sta molto vicino, soprattutto in quest'ultimo momento dove abbiamo fatto un accordo e abbiamo recuperato 13 turni proprio in previsione di quello che doveva accadere dopo, quindi recupero di persone. Ci dispiace purtroppo, come dicevo prima, che quel volano che avevamo avviato per continuare ad assumere, quindi senza blocco del turnover, al momento purtroppo non ci è consentito di andare avanti, certo, in quel senso lì, però sicuramente al momento non andremo avanti neanche nell'altro senso, quello di far perdere i posti di lavoro. Ecco, il blocco del turnover è un discorso, perdere i posti, certo, di lavoro al momento è sicuramente l'ultimo obiettivo nostro.
Se questo tavolo, assessore, lei lo ha detto, lo diceva poco fa anche Scaccialepre, è diventato un tavolo di crisi permanente sulla situazione, appunto. No, diciamo tavolo di crisi permanente, no? Speriamo di no. Per il momento è permanente, sì, cioè siete, vi vedete ogni settimana. Calendarizzato, insomma. Ogni 15 giorni, 10 giorni. Allora, voi parlate della crisi, fateci capire, cioè questi temi della governance, che poi sono temi strettamente legati al piano regionale integrato dei trasporti, punto interrogativo da decenni ormai, restano in secondo piano, o forse la crisi è un'opportunità per rilanciare il tema della governance e il tema della programmazione? Allora, la crisi non è mai un'opportunità. Il momento storico, diciamo, comunque necessità virtù. Allora, prima di tutto dobbiamo dire una cosa, che io ho istituito una task force interna alla regione gratuita, di cui fanno parte anche poi le competenze delle varie aziende, che sta studiando questa ipotesi di riordino delle società. A me la parola holding non mi piace, non la amo la holding. Riordino la società, unica, due, stiamo vedendo, quando si studia, prima si studia e poi si riferisce e poi si conosce e quindi poi si decide. Però nel frattempo stiamo facendo delle operatività insieme, tutte concertate, non in questo tavolo, ma precedentemente fra la Regione Abruzzo, le società, in questo caso l'ARPA, e la fase sindacale, perché noi stiamo acquisendo, veramente in termini celeri, tutte le quote private della Paulibus, perché la Paulibus deve, in tempi ristrettissimi, essere incorporata in ARPA. E avrà... Interamente incorporata in ARPA, e questo rafforzerà anche i servizi in quelle zone, perché voi sapete, certo, l'ex Schiappa Paulibus opera nelle zone della Valle Peligna, quelle zone là, e quindi è chiaro che il colosso nei confronti di Paulibus ARPA riuscirà poi a ottimizzare tutti i servizi. Però questo lo si sta facendo, e l'abbiamo fatto anche dopo aver condiviso queste decisioni con un verbale, diciamo, insieme, unitamente a tutte le sigle sindacali. Quindi là si va a abbattere dei costi. Certo, c'è la fase dell'acquisizione delle quote dei privati, che quelle hanno un costo che è stabilito, però poi in ARPA rientreranno comunque degli immobili di proprietà della Paulibus. Stiamo cercando di ottimizzare. La stessa cosa poi faremo in una seconda fase, perché è chiaro che l'operatività va di pari passo, non abbiamo la bacchetta magica per quello che potremo vedere di fare a Cerella. Però un dato, anche per stemperare queste cose, ci sono ancora tante cose da fare, eh? Siamo in fase appena più che embrionale, però ad esempio a Cerella il presidente e due componenti di amministrazione, che il presidente di Cerella attualmente è il presidente Ciruri dell'ARPA, e cosa quasi mai successa, due componenti del consiglio di amministrazione sono due dipendenti dell'ARPA. Sia il presidente Cirulli che i due dipendenti hanno rinunciato alle loro indennità, che sarà importante, i 24.000 euro a cui ha rinunciato Cirulli, ma io ritengo ancora più importante che due dipendenti abbiano rinunciato a un'indennità che credo sia 12.000 euro cada uno. Probabilmente sono entrati in un progetto, così come l'ARPA, così come si sta facendo in San Gritano, e così come per la GTM, che ripeto, io lo devo anche chiarire, abbiamo un'operatività che deve essere ottimizzare e specificare le tre aziende, e poi quella collaterale di studio e di confronto con le associazioni sindacali per andare a fare questa ipotesi di riordino, che sia una o sia due. Nel frattempo stiamo lavorando e le stiamo ottimizzando. Poi ripeto, questo tavolo, andiamo con una proposta che io poi devo tradurre in proposta di legge, però sappiate, è chiaro che la condivisione massima... Ce la facciamo entro questa legislatura? Sicuramente sì. Assessore, abbiamo pochi minuti, però io ne vorrei approfittare per porle un paio di questioni di stretta attualità, di strettissima probabilmente, se c'è interesse anche da parte degli altri interlocutori. Filobus sulla strada parco, c'è anche una questione di carattere tecnica che è stata, di carattere tecnico che è stata portata avanti da chi è contrario ancora a quest'opera, che ora ha aperto il cantiere anche a Pescara. Si dice non serve a niente, non avrà i numeri per poter sostenere anche finanziariamente questo esercizio. Voi avete degli studi che vi dimostrano il contrario, voi la GTM comunque, chi metterà in funzione questa infrastruttura? La domanda è più che pertinente, ha bisogno di una precisazione. L'appalto che vede aggiudicare alla Balpurbitti i lavori commissionati dalla GTM si è svolto ed è stato aggiudicato nel 2005,
Poi c'è stato un lasso di tempo dal 2005 al 2009, io sono diventato assessore dei trasporti il 27 gennaio del 2009, in cui doveva ancora essere dove quell'appalto. No, io credo che forse una volta che ha giudicato, forse. No, non può essere revocato. Non poteva nemmeno. Noi ci siamo trovati nel 2009 di fronte a questa problematica. Un appalto che se non fosse poi, non avesse avuto inizio, avrebbe significato, e nessuno lo dice, e questo è triste e preoccupante, che se non si fosse proceduti nell'appalto, la Balfour Beatty ha una penalità milionaria. Poi, evidentemente, quando si parla, non parlo dei sindacati, non sto parlando dei sindacati, che anzi proprio il suo sindacato ha espresso parere favorevole su questa opera. Io dico, dal 2005 al 2009 tutti tacciono, la GTM, se l'appalto va, non viene effettuato, paga milioni di euro alla Balfour Beatty per la penalità di un appalto che non l'ho fatto io, io l'ho solo trovato. Allora, quando poi questi soldi chi li paga? Sapete chi è il socio unico cittadini della GTM? La Regione Abruzzo, li pagate voi la penalità alla Balfour Beatty. Allora abbiamo ripreso per capelli un contratto, poi tutte le problematiche, ma credo che stiano lavorando, di ordine ambientale, bisogna fare il massimo sforzo, tant'è che c'è anche ogni 2-3 mesi la conferenza di servizi in regione, dove la regione invita la GTM, che sta lavorando benissimo in questo campo e anche in altri, la Balfour Beatty, a cercare di sopperire in tutte le maniere a quelle che sono le esigenze ambientali. Ma è un appalto aggiudicato nel 2005. Poi basta la risposta, ma addirittura c'è una previsione dei fondi FAS, che sono anche questi in fase di sblocco da parte della nazione, che prevede una possibilità di allungamento. Ecco, io quello che ma stavo chiedendo. Chi io non l'ho fatto, io l'appalto. Si dice questa è un'opera che non servirà a niente perché non c'è un intesa, parcheggio di scambio. Ma intesa, non si collega ma con intesa, nulla, ma è chiaro. Insomma. Io sto parlando di una cosa che non ho progettato io, certo, che non ho seguito. Io ho solo impedito alla comunità abruzzese di pagare una penale incredibile e stiamo spingendo per far sì che tutte le esigenze perseguibili dal punto di vista ambientale, di sicurezza, di ristoro dei cittadini vengano poste in essere. Ma ripeto, ma chi all'epoca o anche noi possiamo pensare a questa come opera monca? Saremmo dei folli. Le opere in questa fase politica non si possono fare più, le opere per le opere, bisogna fare delle opere che abbiano una possibilità di sviluppo per i territori. Poi non vorrei dire più niente, ma una filovia in una città come Pescara è un marker europeo. Immaginatevi, potenziamento dell'aeroporto, stazione ferroviaria e filovia. Io credo che con tutti i problemi, anche possibilmente qualche problema residenti lo dà, però ripeto, la collaborazione e il sognare insieme credo che si possa ancora fare. Poi ripeto, io sono la Regione Abruzzo, faccio programmazione, non mi occupo posso aggiungere solo una cosa, insomma, oltre alle questioni tecniche che diceva l'assessore. Questa città ha un problema, è tra le 30 città più inquinate d'Europa. Quindi quel progetto va in quella direzione. Io poi capisco benissimo che bisogna lavorare per farlo arrivare almeno all'aeroporto, prolungarla, fargli attraversare la città. Ma c'è anche l'ipotesi per Silvi. Capire però le ragioni anche di chi sostiene il contrario, di quelli che abitano e che vivono la strada parco. Noi avevamo fatto una proposta precisa negli anni scorsi, quella di un uso promiscuo di quella strada, che poteva consentire ad esempio dalle 19 di sera di essere utilizzata solamente per il passeggio, nella giornata di sabato e di domenica quando la domanda di mobilità è scende. Quindi trovare una soluzione si di questo tipo. Si può ancora ragionare? Ma sicuramente sì. La Regione è disponibile anche a farsi mediatrice in un confronto tra le esigenze dei residenti, per quello che è possibile nell'ambito di un contratto ingessato. Ormai in regione, a livello di concertazione, siamo un talk show interno. Allora, ultimo punto specifico, poi facciamo veramente un flash di chiusura con tutti e tre gli ospiti. Però questioni specifiche di attualità degli ultimi 2-3 giorni che riguardano l'aeroporto, probabilmente sono domande che dovrei fare anche all'assessore di Dalmazio, però oggi c'è lei. Per le infrastrutture sono io, però conosco benissimo, posso rispondere anch'io. C'era la notizia, poi si è scongiurata quella della no-fly zone su Pescara per la questione della sicurezza interna all'aeroporto, che è stata risolta, sono stati assunti i dipendenti di questa ditta. E quindi, con la collaborazione dei sindacati. Seconda questione,
Ryanair, va via, non va via, si rinnova questo contratto, si depotenzia il ruolo di questo scalo strategico per l'Abruzzo, non soltanto per il turismo ma anche per le nostre imprese. E, altra questione che è strettamente legata alla precedente riguarda anche i lavori del cosiddetto master plan, dei piani d'ampliamento. Sì. Sembrano scomparsi questi finanziamenti, assessore. No. Allora, come ben sapete, abbiamo a fronte un fatto simpatico, quello dell'aeroporto. Il lunedì è chiuso e il martedì vola, il mercoledì è chiuso. Basta leggere un articolo, non sto scherzando, ma... A volte sono anche esponenti del PDL che danno spazio a queste allora, cose. Io non la voglio provocare, però insomma. No, vabbè, ma io sono un buon incassatore. Poi, ripeto, si parla con i fatti. Allora, noi abbiamo garantito la ricapitalizzazione dell'aeroporto che era a rischio perché il mancato finanziamento del piano marketing nel 2009 aveva comportato. Primo dato positivo, l'Union Camere e gli enti economici e gli enti locali facenti parte dell'assemblea, i soci dell'aeroporto, hanno già deliberato tutti, qualcuno escluso, ma abbiamo deliberato tutti, la ricapitalizzazione, dicendo, non lo dico io, lo dice ad esempio uno dei presidenti della Camera di Commercio, che nella vita fa solo l'amministratore delegato della Honda Italia, se a qualcuno interessa anche questo, che dice che l'operatività della posta in essere della Regione, nello specifico dei due assessorati di riferimento, la ritiene positiva. La Regione ha finanziato per il 2010 con quasi 4 milioni di euro sia la fase di ricapitalizzazione per 431 mila euro della Regione e per il resto il piano marketing. Anche questo è fatto. Abbiamo garantito questo con delle nomine temporanee e gratuite perché il Presidente Mannetti, che è anche il Direttore dei Trasporti, ha rinunciato, ricordiamolo ai meno attenti, anche all'indennità di 20 mila euro all'anno e quindi qualcosa nel settore trasporti stiamo facendo per dimostrare di vivere come i cittadini meno abbienti. Comunque non anche sarebbe così scandalosa 20.000 euro all'anno per la presidenza di un'azienda che ha così grande responsabilità. Sì, però diciamo è un ruolo quello della direttrice. Noi giornalisti tendiamo a esasperare anche questa. Prende molto di più un consigliere BIM di un BIM. Ma anche un consigliere comunale di Pescara, penso, più o meno. Tutte queste fasi sono state fatte. C'è un'ulteriore fase e adesso ve la dico ufficialmente, così la notizia è questa. Nell'atto aggiuntivo all'accordo quadro siglato fra Regione Abruzzo e Governo è stato previsto il potenziamento dell'aeroporto, della pista dell'aeroporto per un importo di 6 milioni e 500 mila euro. La Regione Abruzzo, con l'aiuto di tutti i tecnici dell'aeroporto così, ha inviato tutto al Ministero delle Infrastrutture. E martedì 28 non sarò in consiglio regionale perché ho avuto appuntamento con l'ingegnere capo di riferimento del Ministero delle Infrastrutture perché andrò a chiedere di velocizzare i tempi della definitiva istruttoria perché al Ministero delle Infrastrutture sono in questo momento giacenti il piano di potenziamento dell'aeroporto di cui avevo detto prima, il piano definitivo di finanziamento del porto di Ortona e la pedemontana abruzzese, con tutti i progetti cantierabili, già spediti. Ogni tanto qualcuno ci dice che sta facendo la Regione, in questo momento possiamo andare solo a Roma a chiedere che sblocchino l'istruttoria e che inseriscono almeno qualcuno di queste opere nella riunione futura del CIPE che si dovrebbe tenere fine novembre, primi di dicembre. Questo è il quadro, è inutile chiedermi che cosa sto facendo quando abbiamo già portato tutte le carte e stanno là. Poi, ripeto, un po' di fiducia. È arrivata una nota della Ryanair che chiedeva delle delucidazioni, abbiamo scoperto che andavano via sui giornali, quando invece c'è una grande armonia fra noi e i rappresentanti della Ryanair, al quale abbiamo detto che con questa governance, che ripeto è temporanea, quella perché anche l'altro componente, il direttore Caruso, anche sì. Lui ha rinunciato all'indennità minore come componente, però voglio dire ripetita Juvent. Sì, sì, sì. E allora noi stiamo facendo questo discorso. Che diciamo, poi non siete soli in quel CDA, ci sono anche... Ci sono altri, ci sono tanti altri. Noi diciamo che noi, insieme al CDA, vogliamo, per quest'anno c'erano questi contratti già stabiliti, studiare insieme alle varie competenze i vari presidenti di Camere di Commercio, c'è Daniele Becci, ce ne sono tantissimi. Ripeto, tanti detrattori devono partire da un assioma. La Camera di Commercio dell'Aquila
ha firmato la ricapitalizzazione dell'aeroporto di Pescara, pur battendosi per quello di Preturo. Signori, rendiamoci conto, questi sono i dati oggettivi. Sono momenti positivi, poi ci sono le difficoltà. C'era il problema della sicurezza? Noi con grande lavoro, notturno, confronto con i sindacati, con le parti datoriali, con tutto, si è riusciti in un accordo a permettere che la nuova ditta che subentra alla ditta che aveva dei problemi acquisisca tutti i contratti dei lavoratori che sono stati assorbiti per 15 giorni dalla saga. Questi sono macigni di operatività, dispiace che poi si va in quell'allarme in un settore che stanno lavorando. Ripeto, dispiace, ma noi non vogliamo una soddisfazione morale, perché poi parlano i fatti. Avremo tanti problemi. Voi sapete che tutti gli aeroporti sotto 1 milione di passeggeri sono in deficit, non l'aeroporto d'Abruzzo, che però sta seguendo. Però ogni tanto, cioè, qualcuno potrebbe dire, ma verifichiamolo questa cosa qua. Possibile? Il mercoledì sono bravi e il venerdì sono degli imbecilli? Non credo... che sia possibile. Grazie, assessore, ma io penso, guardi, dovremmo fare anzi le faremo, se lei ha la disponibilità di partecipare, noi siamo sempre, e credo anche i nostri telespettatori siano interessati a seguire i vari aspetti che riguardano questo pianeta trasporti. Noi dobbiamo chiudere, però lo voglio fare con un telegramma, chiedendo a loro a tutti e tre gli ospiti di fare un po' i giornalisti e di confrontarsi con me, che io faccio questo mestiere insomma quasi quotidianamente. Se va bene questo titolo, parlando appunto, tornando al tema iniziale della manovra e dei suoi effetti: autunno caldo per lavoratori e pendolari? Sicuramente sì, più dell'autunno sarà l'inverno quello che avremo difficoltà. In questa fase io chiedo solo due cose all'assessore. Intanto i tempi, perché sono strettissimi. Quella scure, voi avete scritto nel sottotitolo, si abbatterà a giorni sui servizi e alla collettività. E poi coraggio. Coraggio, perché io so benissimo che riorganizzare il settore troverà tante resistenze che vengono dai territori, che vengono dalle aziende, che vengono dalla politica. Io credo che dentro quel ragionamento che stiamo facendo insieme, che continueremo a fare insieme, sono due i temi che dovranno prevalere, e sono i livelli e la qualità dei servizi per i cittadini abruzzesi, perché noi siamo in presenza di livelli di servizio e di qualità scadenti, non siamo gli altri paesi europei. Quindi, dicevo, su quel tavolo ci devono stare il livello e la qualità dei servizi e ci devono stare i diritti dei lavoratori del settore. Direttore Valentini, autunno caldo per lavoratori, questo sarebbe un titolo più sindacale, dal punto di vista aziendale sarà un inverno rigido per i conti, esatto, delle aziende. Concordo con Scaccialepre che più che un autunno caldo sarà un inverno rigido, però io mi auguro una cosa soltanto, poi al di là di quello che dovremmo affrontare, che sicuramente come abbiamo fatto ad agosto, dove penso che pochi di noi sono andati in ferie proprio per fare delle simulazioni per vedere che cosa poteva accadere di fronte ad una realtà di questo tipo. E noi ci auguriamo di ritrovarci qui appena si ha contezza della manovra, appena interveniamo tecnicamente, col dire noi stiamo garantendo comunque un servizio accettabile alla società senza penalizzare il livello occupazionale o quantomeno penalizzandolo al limite senza grossi impatti proprio sul sociale. Ecco, questo è il nostro obiettivo di oggi. Poi se la manovra veramente sarà di quell'entità, sicuramente avremo poco da dire, poco da fare, quindi dovremo fare solo delle scelte. Ecco. Sarà una poltrona sempre più scomoda dal punto di vista dell'immagine pubblica, assessore Morra, quella dell'assessore ai trasporti, se questa manovra andrà avanti in Abruzzo, sarà un po' come l'assessore alla sanità che deve chiudere gli ospedali, insomma, l'assessore al welfare che deve tagliare il sociale. Allora l'autunno caldo sarà anche per l'assessore, quindi lei certo. Chiedeva uno slogan e l'assessore
sta sullo stesso piano dei lavoratori, delle aziende e degli utenti, perché è quello il messaggio, non è un terzo estraneo o un terzo freddo. I dipendenti e tutti gli operatori del settore dei trasporti parlano di carne e sangue. Io mi sono praticamente permeato di questo carne e sangue dei trasporti, non sono un osservatore o un operatore freddo. Faccio parte di la barricata, di tutte le problematiche. C'è un grande lavoro da fare, ripeto, i termini non sono completi, dobbiamo lavorare tutti insieme e ripeto, il tavolo che abbiamo fatto è un tavolo a cui dobbiamo dare una grande dignità e grande contributo. Io ho chiuso l'altra volta il tavolo dicendo che il successo del tavolo sarà tanto più grande quando sarà il sacrificio di ognuno degli interlocutori. Se i sindacati faranno un passo indietro nei confronti dell'azienda, se l'azienda pubblica farà un passo indietro nei confronti dei privati, se i privati faranno un passo indietro in confronto delle loro esigenze, se i consumatori capiranno che oltre a tante migliorie adesso dobbiamo salvare il servizio e comunque andando a rispettare quelle che sono le esigenze, noi riusciremo a fare qualcosa di importante se ognuno penserà al sistema e non alla propria forma mentale di operatività. L'unica cosa, è chiaro che è impegnativo, perché lo dico qua, impegna anche me stesso, se dal tavolo esce una proposta unitaria, condivisa e forte, non ci sarà nessuna politica né emendativa né qualcun altro che possa rovinare, perché quel tavolo rappresenta tutto il mondo dei trasporti. Come diceva Scacciarepore, non ci saranno insomma quei rischi, quelle difficoltà che le resistenze insomma a volte fanno nei confronti della politica. Io le affronto quando si presentano, ad oggi ho carta bianca, quindi non posso lamentarmi di nulla. Bene. Ho la fiducia del Presidente e sono qua, si vede, anche abbastanza tranquillo a parlare di cose che comunque ci preoccupano. Bene, grazie Gian Donato Morra, grazie Luigi Scaccialepre, grazie Michele Valentini. Appuntamento alle prossime occasioni con Sei in Abruzzo, ricordandovi ancora che su TV6 e Sei News in particolare l'informazione prosegue anche dopo la sigla di chiusura. Arrivederci.